Ciao a tutti! Ebbene sì, la Cina si è ufficialmente riaperta al turismo. Questa è la notizia che stavamo aspettando tutti quanti e come vi avevo già anticipato in un paio di video fa, a partire dal 15 marzo di quest'anno è possibile di nuovo fare il visto turistico per la Cina e venire qui da turisti, dopo praticamente 3 anni di chiusura a causa Covid. Ovviamente si tratta di una notizia sensazionale, in molti mi avete contattato per questa cosa e tra i vari messaggi che ho ricevuto ci sono state anche parecchie domande. Quindi in questo video vado un po' a rispondervi a queste domande e vi do qualche consiglio così nel caso voi voleste organizzare il vostro primo viaggio qui in Cina post pandemia. Benissimo, allora la domanda più gettonata è stata: ah Fabio, ma la Cina si è riaperta completamente a tutti i turisti oppure solo a quelli che vengono tramite agenzia, tramite tour organizzato? Allora, dipende dal vostro paese di provenienza. Per esempio, se siete dei pakistani che venite dal Pakistan, bene, in quel caso potete venire solo tramite agenzia qui in Cina, partecipando a un tour organizzato. Però per quanto riguarda l'Italia, io mi sono informato, ho guardato appunto le fonti ufficiali e ho visto che gli italiani possono fare richiesta di un visto turistico anche indipendentemente. Quindi potete venire qui in Cina a fare un viaggio individuale e insomma potete fare un viaggio in solitaria. Non c'è bisogno che vi affidiate a un'agenzia o a un tour operator. Benissimo. Poi la seconda domanda, che si rifà un pochettino anche alla prima, è la seguente: Fabio, ma per venire in Cina, anche solo per semplice turismo, devo comunque fare il visto? Ebbene, la risposta è sì, perché lo so che è strano, ma la Cina è uno di quei pochissimi paesi al mondo che, per noi italiani, richiede il visto anche per un semplice turismo. E il visto deve essere fatto direttamente dall'Italia, prima di partire, e dovete appunto fare l'applicazione presso il Visa for China, che poi a sua volta girerà la vostra applicazione all'ambasciata o al consolato cinese in Italia. Ma questo comunque non è da oggi, cioè nel senso è sempre stato così. Per venire qui in Cina c'è sempre bisogno del visto, anche se si tratta di turismo, appunto, di un viaggio. Poi vabbè, se tra chi mi segue c'è anche magari il cittadino di un paese particolare che ha degli accordi bilaterali speciali attraverso i quali può venire qui in Cina anche per 3 mesi senza visto, allora ben venga. Mi viene in mente per esempio San Marino o di recente anche l'Albania. Però diciamo che si tratta di una minoranza dei paesi, perché nel 99% dei casi il visto bisogna sempre farlo e appunto l'Italia non fa eccezione. Quindi se siete italiani e state guardando il mio video, mi raccomando, il visto turistico dovete farlo. Poi c'è una domanda che mi avete fatto in molti riguardo ai prezzi dei biglietti aerei e in pratica qualcuno mi ha detto: ah Fabio, io ho guardato i prezzi dei biglietti ma costano ancora un salasso, tu dici che scenderanno? Allora, premetto, io non ho la sfera di cristallo, però sì, prevedo che nel 99,9999% dei casi i prezzi di questi biglietti aerei scenderanno. E tra parentesi, stanno già scendendo e sono già scesi rispetto al passato, perché comunque 1-2 anni fa questi biglietti aerei costavano almeno il doppio di quello che costano adesso. Ma perché i prezzi sono ancora così alti? Bene, fondamentalmente per 2 ragioni. La prima è che comunque la Cina da poco si è riaperta e è da poco che la Cina ha tolto tutte queste restrizioni e quindi il grosso della gente vuole tornare qui adesso. Ma la ragione principale forse è che in pratica in questi 3 anni c'è stato proprio un azzeramento di tutte quante le tratte aeree da e per la Cina e adesso si stanno un pochettino riprendendo in queste settimane, però siamo ancora a 1/3 del volume effettivo pre-pandemia. Quindi secondo me, mia personalissima previsione, entro quest'estate verrà ripreso il volume a pieno regime che c'era prima del 2019, quindi entro l'alta stagione, e poi dopo quest'alta stagione probabilmente i prezzi scenderanno e anche di molto, tornando forse anche ai prezzi pre-pandemia o comunque a prezzi diciamo più accettabili. Quindi il mio consiglio qual è? Se non avete fretta, se non ci sono emergenze, se non avete esigenze particolari,
evitate di comprare subito il biglietto aereo, perché altrimenti rischiate di pagare 20 quello che magari domani potete pagare 5. Ecco, quindi insomma risparmiate, non buttate via i soldi. Benissimo, e un'altra domanda è stata: a livello di quarantene, tamponi, mascherine, come siete messi? Ci sono ancora tutte quante le restrizioni che c'erano state, diciamo, in tutti questi anni? Assolutamente no, praticamente qui si è già tornati alla normalità. Per quanto riguarda le quarantene, non esistono proprio più, cioè nel senso, a prescindere da dove voi veniate, non ve la fanno fare, né che siete cinesi né che siete stranieri. E anche se vi spostate qui all'interno della Cina, comunque la quarantena non la fate. Per quanto riguarda le mascherine, beh, potete vedere che io adesso non la indosso, e anche se vi guardate attorno noterete che anche i passanti, per carità, magari c'è qualcuno che la indossa, però diciamo che la maggior parte delle persone adesso non la indossano più. E anche se dovessi entrare, che ne so, in qualche locale, per esempio un negozio, un ristorante, un bar, un hotel, non mi chiedono assolutamente di mettere la mascherina. Ecco, attenzione, la mascherina per ora è ancora obbligatoria se andate in certi posti, come per esempio gli ospedali o per esempio le case di cura per anziani, e anche su alcuni tipi di mezzi pubblici su alcune città. Ecco, per esempio qui a Harbin, se voglio prendere la metro devo assolutamente mettere la mascherina. Però in altre città, per esempio nelle città grosse che ci sono al sud della Cina, per esempio Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, lì la mascherina non è più obbligatoria nemmeno in metro. E questo è più o meno il trend, quindi è molto probabile che se voi venite qui appunto per un viaggio in Cina, ora che arrivate probabilmente avranno già tolto tutti gli obblighi possibili e inimmaginabili della mascherina. E per quanto riguarda i tamponi, invece, avevano già tolto l'obbligo del tampone all'arrivo, questo già un po' di tempo fa. E poi, notizia proprio fresca fresca di oggi, per circa una trentina di paesi, tra cui anche l'Italia, hanno tolto anche l'obbligo del tampone alla partenza. Quindi praticamente anche qui tutto è tornato come prima, almeno per noi italiani. Poi un'altra domanda gettonatissima, questa me l'avete fatta sempre, anche prima dell'apertura della Cina. Molte persone ogni tanto mi chiedono: Fabio, ma come faccio a connettermi a Facebook, YouTube, Google, Instagram, WhatsApp mentre sono lì in Cina? Allora, sotto al mio video, non solo questo video, ma sotto ad ogni mio video, trovate sempre un link per scaricare un software particolare che vi consente di connettervi anche quando siete qui in Cina. Se non sapete di cosa sto parlando, potete benissimo andare a vedervi un mio vecchio video, e un video un po' vecchiotto, ma comunque sempre molto attuale. Quindi insomma, andatevelo a vedere. A proposito dei link che metto sotto in descrizione, potete anche trovare quello dell'assicurazione viaggio. E adesso magari qualcuno potrebbe anche storcere un po' il naso e dire: ah, l'assicurazione viaggio, ma non mi serve, non la faccio. Ecco, io in realtà la consiglio sempre, soprattutto se andate all'estero, soprattutto se andate fuori dall'Unione Europea, perché se non la fate rischiate veramente di incorrere in delle spese che insomma abbastanza pesanti, che potrebbero compromettere il vostro viaggio e forse anche la vostra vita. Ecco, parlo soprattutto delle spese sanitarie, perché comunque qui se state male o se vi fate male, la sanità la pagate e senza sconti. Quindi io vi consiglio assolutamente di fare un'assicurazione viaggio. Ovviamente potete scegliere quella che volete voi, basta solo che la facciate e che ne scegliate una buona, perché comunque non tutte vanno bene per venire qui in Cina. Io in descrizione ne consiglio una che secondo me insomma va bene, ossia Columbus, e se utilizzate il mio codice sconto avete diritto a un 10% sulla vostra polizza. Bene, e per quanto riguarda invece l'ultima domanda, la lingua, la barriera linguistica, nel senso che molte persone mi hanno detto: ah Fabio, io il cinese non lo parlo, e sì, l'inglese insomma lo parlotto, però so che lì in Cina non lo parlano molto bene, quindi insomma cosa mi consigli? Mi consigli di comprare quell'affarino che tu hai consigliato in quel tuo vecchio video? Allora, se ce l'avete già, perché magari siete dei viaggiatori tra virgolette professionisti e vi muovete sempre in zone dove appunto parlano delle lingue strane,
ben venga, cioè nel senso vi accorgerete che è una grandissima marcia in più e fa sicuramente la differenza. Però se non ce l'avete e se siete a corto di budget, non state lì a comprarlo semplicemente per questo viaggio in Cina, ok? Perché i casi sono due: o voi siete già avvezzi di viaggi, avete già esperienza e quindi sapete già come muovervi, anche se non sapete la lingua, sapete come funziona un hotel, un ristorante, un'attrazione turistica o un aeroporto. Ecco, quindi in quel caso non vi serve un traduttore. Oppure, anche se siete, diciamo, dei viaggiatori senza esperienza, alla vostra prima esperienza qui in Cina, bene, in quel caso è probabile che voi non è che vi muoviate chissà dove, non è che andate fino in campagna dai miei suoceri, cioè sarà probabile che andrete appunto nelle località principali, come per esempio Shanghai o Pechino, ecco, e in quei posti diciamo che soprattutto nelle zone turistiche, perché poi è lì che si comincia al vostro primo viaggio in Cina, ecco, diciamo che in quelle zone l'inglese lo trovate praticamente ovunque e poi comunque anche i locali sono già abituati ad avere a che fare con i turisti stranieri, quindi insomma diciamo che tutto quanto a prova di turista, è praticamente impossibile non sapersi muovere in quei posti. E poi se proprio capita che avete bisogno di una traduzione, potete anche fare affidamento al vostro cellulare, che certo non sarà comodo come quell'affarino lì, però comunque una traduzione può comunque offrirvela. Tenete però presente che qui in Cina non funziona più Google Traduttore, quindi se volete utilizzarlo dovete assolutamente scaricarvi quel software che vi ho detto poc'anzi, e mi raccomando scaricatelo prima di venire qui in Cina, perché una volta qui è troppo tardi, cioè nel senso si potrebbe comunque scaricare per vie traverse, ma è comunque molto più complicato e anche un po' più macchinoso e quindi non è detto che ce la facciate. Ecco, quindi onde evitare problemi scaricatelo prima di venire qui in Cina e soprattutto provatelo, onde evitare brutte sorprese. Ecco, va bene, dai, niente, che dire, queste erano le vostre principali domande che mi avete fatto e ho risposto a tutti quanti. Comunque, se avete altre domande, mi raccomando, scrivetemi pure qua sotto nei commenti. Come sapete, io li leggo sempre e quasi sempre rispondo. E per questo video invece la chiuderei anche qua. Quindi, se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!